Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e bentornati su Farming Simulator 22. Allora, mi sono portato avanti parecchio, adesso qua dobbiamo poi dargli una lavata a questo, ma lo farò off camera magari, adesso vediamo un attimino. Ho finito di seminare tutti i campi, tutti. È stata un po' dura perché gran parte l'ho dovuto fare io, perché il signorino qua si stampava un po' ovunque o mi tralasciava parecchio. Allora, guardate un po', a parte il carro riposseduto, ma abbiamo una marea e mezza, ragazzi, di roba da vendere. Purtroppo c'è un problemino. Allora, adesso credo che siamo di nuovo senza bancali, perché volevo andare a vedere, vabbè, qua c'è ancora il mezzo, qua devo caricare la legna, ma voglio prima andare a vedere, no, allora dobbiamo andare, mercoledì, carpente, no, è qua la legnameria, giusto, visita, vediamo se è questa. Sì, è questa qua. Allora, praticamente, ragazzi, ho fatto, guardate, ci sono dei bancali, questi sono assi che poi serviranno per andare a fare i mobili, no? Però volevo andare a vedere, vedete, porca miseria, siamo di nuovo, no, cacchio, non c'è proprio più legna, la madonna, e allora, niente, dobbiamo per forza andare poi a raccogliere la legna, ma lo farò off camera, ragazzi, sì, per forza, perché sennò qua ce l'abbiamo veramente dura. Volevo magari andare a fare una cosa intanto, perché ci serviranno parecchi soldi. Allora, prima di tutto dobbiamo andare con questo a prendere l'altro rimorchio, ma dobbiamo spostare questo rimorchio. Dobbiamo spostare questo rimorchio qua, anzi tanto dobbiamo andare di là a prenderlo, quindi facciamo così, ragazzi, e vado in azienda. Intanto, ragazzi, ne approfitto per ringraziarvi di tutto quello che state facendo. Ho visto che state partecipando tantissimo, le visualizzazioni sono tante, scusate se non parlo tanto ad alta voce, perché sono le 7:30 di mattina, quindi non voglio disturbare più di tanto. Diciamo che col trasloco siamo un po' a buon punto, ma non ho ancora finito, quindi ce l'abbiamo un po' dura, purtroppo, tra una roba e un'altra. Una volta non si può fare una cosa, una volta non riusciamo a farne un'altra. In sostanza, ragazzi, stiamo avendo parecchi problemi. Comunque, vediamo un po' come riusciamo a fare le cose. Per internet ho già trovato come fare, ma dovrò poi fare l'allacciamento, quindi purtroppo devo fare quello. Adesso devo limitare a portare di là dei mobili, ma purtroppo c'è da spendere come vaffanculo, come sempre, perché vedete che purtroppo le cose non si possono fare senza spendere i soldi. E quindi, ma perché facciamo così, lo mettiamo qua, ma perché non giri? Dai, gira, mamma mia, ragazzi. Ecco, come potete vedere, anche le uova, un bancale / 2 l'hanno fatto, però
Ragazzi, dobbiamo vendere. Dobbiamo vendere tutto l'ambaradà. Aspettate. No, ho sbagliato. Volevo vedere. Di base siamo già di nuovo a zero, ragazzi. Uova, sì. Allora dobbiamo mettere un po' di cose. Le uova ci sono, ma per adesso dobbiamo poi dargli da mangiare, ma quello magari lo faccio io off camera eccetera, perché intanto dobbiamo vedere poi il tutto. Adesso andiamo a prendere il rimorchio per caricare l'insalata e i pomodori, perché li voglio andare a vendere subito, istantaneamente, perché dobbiamo comprare dei campi. Allora ragazzi, ci siamo, eccoci qua. Sono andato a prendere il rimorchio. Adesso andiamo a caricare o i pomodori o l'insalata e la andiamo a vendere, perché abbiamo bisogno di scaricare i bancali, ragazzi, perché ce n'è veramente una marea, e rimaniamo bloccati tutte le volte con i bancali, quindi purtroppo abbiamo da andare a venderli, perché sennò ragazzi siamo nella carta. Quindi dobbiamo andare a vedere. Come sempre le fragole purtroppo rimangono stabili a 5.000, manderemo avanti ancora una giornata magari, il problema è quello, però adesso vediamo un attimino se mandare avanti solo un giorno. Perché per mandare avanti solo un giorno, ragazzi, allora intanto dobbiamo andare in là per caricare i pomodori. Sì. Tutti i pomodori. Quindi qua ce l'abbiamo un po' dura, ma possiamo fare. Noi facciamo così e facciamo così, vedete, e poi attiviamo questo, ok, ci siamo, ok. E i pomodori, ragazzi, li andiamo a vendere. Non ce n'è tanti, però possiamo andare a vedere. Allora andiamo un attimo solo a vedere il valore. No, qua. Allora abbiamo da dover poi vendere. Allora mais no, però dobbiamo vendere, a parte le uova, le uova non è che valgano tantissimo, eh. Allora stavo pensando, ragazzi, di mandare avanti senza andare là a casa, quindi volevo provare. Allora, pomodori, allora facciamo una cosa, tempo reale, e proviamo. Oh, finalmente ragazzi riusciamo forse a vendere il tutto, vediamo un po', speriamo solo che non sia calato troppo. Ok, oh, adesso andiamo bene. 11.900, ragazzi, io direi che così basterebbe già. Sì, basterebbe già. 2.000, ok, andiamo a vendere prima di tutto i
pomodori. Allora, i pomodori li andiamo a vendere qua. Contrassegna. Ok, andiamo a fare un po' di soldini. Tanto io credo che dovrebbe essere... È sempre lì, ok, perfetto. Quindi siamo a posto. No! Aspettate. Arrivati a sto punto quasi quasi c'ha ragione, quasi quasi c'ha ragione. Andiamo a prendere questo, tanto io credo che ci siano praticamente tutti. Eh sì, ho visto. Ok, vendiamo tutto assieme, tanto dovrebbe essere tutto lì. Fatemi vedere. No? Sì? Sì, esatto, tutto lì, perfetto. Andiamo a vendere tutto lì. E poi andiamo a vendere anche le fragole, le vendiamo tutte, ragazzi. Tutte quelle che ci sono. Andiamo a fare un botto di soldi adesso. Siamo 354. Adesso più o meno, ragazzi, con qualcosa non andiamo più in perdita, ma andiamo a guadagnare parecchi soldi. Adesso riusciamo a comprare i campi che ci servono e andare a ripagare pian pianino anche il nostro... No, ho sbagliato direzione. Dobbiamo andare di là. Ma no, il bancale, ma vaffanculo. Lascialo lì, va bene, vediamo che quello. La troia, due coglioni. Quando si raccoglie il bancale. Mi dimentico sempre di disattivarlo e carica tutto quello che c'è da caricare. Ok, oggi facciamo soldi, ragazzi, tanti, tanti soldi. Fare veramente tanti, tanti. Poi prendiamo le fragole, le andiamo a vendere, torniamo indietro, le carichiamo quelle che sono rimaste, che ce ne sono parecchie ancora da vendere, quindi sono soldi, tanti, tanti soldi. Ok, dobbiamo mandare avanti solo un attimino. Reale, no, facile, qua, solo fino a che non aprono i cancelli, perché sennò siamo nella cacca. Ok, tempo reale, andiamo e vendiamo parecchia roba, voilà. Guardate come salgono i soldini. Ok, siamo 37.000, abbiamo guadagnato niente con... Ah no, c'è ancora qualcosa, aspettate, no. Non ho venduto le ultime cose, qualcuno. Ok, andiamo a prendere le fragole, tanto qua abbiamo
Allora, il rimorchio, questo qua, ragazzi, vediamo un attimo dove andare a metterlo. Io direi di far così. Quello andrò a prendere dopo. Andiamo a toccare le fragole. Oh, sì. Allora, ragazzi, ci siamo, entriamo di nuovo dentro qua e andiamo a vendere finalmente le nostre fragole. Ecco, lì ho troppo. Quanti. Allora, mi giro col rimorchio e poi andiamo a mettere quei due bancali su da vendere, ok. Perché ci siamo, praticamente li abbiamo persi per strada. Sono tanti, tanti, tanti soldi. Ok, allora abbiamo praticamente più di mezzo milione di euro. Adesso torno là,
carico le fragole, ragazzi, ci vediamo di nuovo qua. Allora, facciamo così e andiamo a passare qui in mezzo. Andiamo a vedere un attimino, oh, ancora. Allora, vediamo un attimo. Magazzinamento, fragole. Ah, ok, fragole sono tutte. Ok, andiamo a vedere se ha buttato fuori altro qua. Sì, qualcosina sì, quindi andiamo a caricare anche questi. Porca troia, porca. Ok. Solo 4 bancali in più. Sì. Dico qualcosa? No, perfetto. Ok. Ok. Andiamo e andiamo a scaricare. Voilà.
Allora ragazzi, lì eccomi qua, vendiamo tutto, veramente così almeno siamo tranquilli, e voilà. Siamo arrivati a 700.000. Molto bene, molto molto bene, molto bene ragazzi. Allora mi giro solo col trattore, così, perfetto. Ok, allora andiamo a vedere una cosa. Adesso prima di tutto dobbiamo andare a vedere qua, quindi visita, andiamo a vedere. Ok, vediamo di vendere tutto quello che c'è da vendere. Intanto andiamo a comprare mi sta ragazzi che qui, allora fatemi vedere girasole, olio di girasole non ce n'è più. Ok, dobbiamo tirar via tutto con calma. Vediamo un po', olio di semi di girasole non ce n'è più. Là la fabbrica perché l'avevo venduta. Ok, bene. Ok, dobbiamo andare a prendere l'olio di mandorle e incominciare a fare l'olio di mandorle. Quindi qua abbiamo altri soldi da... Allora, intanto andiamo qua. Ah, ok, è già pieno. Qua di bancali ce n'è una marea, ragazzi. Perfetto. Dobbiamo solo caricare quelli e siamo a posto. Dobbiamo andare a cercare poi la cisterna che andiamo poi a prendere. Qua stavo già prendendo della roba, andiamo a fare un'altra cosuccia. Allora, ragazzi, a noi servono i girasoli, i girasoli. Quindi girasoli sono ok. Questo campo qua, questo campo qua ragazzi, che è il 23, lo andiamo a comprare. Sì, ok. Poi ci servono le patate, allora patate, vediamo un po'. Cioè non c'è nessuno che ha seminato patate, ma che cazzo, però ma proprio zero patate, che due foglie. Come facciamo adesso? Oh, non c'è un cane di nessuno che si è minato le patate.
È un bordello, ragazzi, è un bordello perché ci servono le patate, ma nessuno le segnala. Siamo nella cacca. Ma porca di quella miseria. I girasoli ci sono, ma non ci sono patate, ragazzi. Sì, che c'è, sì, che c'è. Sì, che c'è. È questo qua, patata. Compra subito, sì. Ok, allora, voglio andare a vedere subitissimo da questa parte qui. Cosa ci serviva? Perché non mi ricordo più. Mi sembra che abbiamo preso praticamente tutto, perché allora, abbiamo mais, c'è. Girasoli c'è, patate. Allora, mais c'è, però a noi ci serve altro mais. Quindi andiamo a vedere di nuovo la mappa. Quindi mais, vediamo un po'. Qua c'è un altro campo di girasoli, ma non mi interessa. Oh, non c'è nessuno che ha seminato mais. Due coglioni. Come cazzo è possibile? Cioè, è assurdo. Niente, allora ragazzi, facciamo una cosa. Insilato lo facciamo con l'erba. Basta. Perché arrivati a sto punto, boh, siamo a posto. Allora, dobbiamo solo andare a vedere di fare un'altra cosuccia. Dobbiamo andare a cercare la paglia. Crescendo. Ok, siamo rimasti con 320.000. Allora, io direi, ragazzi, di fare una cosa. Incominciamo a mettere. Dov'è? Eccola qua la banca. Restituisci. Incominciamo a dargli 200.000. E voilà, ok. Rimaniamo con 85, ma non mi interessa, va bene.